proposto questa collaborazione che abbiamo accolto con favore, grazie a PMI Italia che è a fianco alle imprese. Noi come comune ci stiamo e come amministrazione ci stiamo caratterizzando per la vicinanza sempre di più alle imprese del territorio, quindi questa collaborazione apre a nuove prospettive per gli imprenditori non solo di Fisciano ma per tutta la Valle del Lido, che sicuramente avranno nuovi servizi e nuove prospettive di crescita. Allora, un ringraziamento come sempre al Comune di Fisciano, che è sempre molto attento e sta dimostrando la sua lungimiranza per quanto riguarda la crescita anche del tessuto economico e industriale qui dell'intera Valle del Lino. Oggi è un avvenimento, penso, molto importante che dimostra l'attaccamento del sindacato al territorio, in quanto da oggi noi lanciamo un investimento che il territorio fa nei confronti degli imprenditori, ovvero sia economicamente l'imprenditore lo porteremo sino alla presentazione e all'approvazione del qualsiasi legge agevolativa, sia per fare attività sia per far ampliare le leggi esistenti, investendo sull'imprenditore e investendo sul territorio. È una cosa che nessun sindacato prima d'ora ha fatto proprio a livello nazionale. E inoltre oggi abbiamo messo le basi per la creazione del primo comune, quasi sicuramente in Campania, che costituirà l'organismo di gestione della crisi. Quindi per tutti i casi di sovraindebitamento e indebitamento totalmente gratuiti per quanto riguarda i cittadini e gli imprenditori operati dai debiti, e quindi utilizziamo, siamo forse quasi sicuramente i primi in Campania a utilizzare questa legge agevolativa tramite un ente pubblico, quindi un comune, che consente di dare una seconda possibilità sociale ed economica ai cittadini e ai imprenditori. Un ringraziamento veramente al sindaco che come al solito ha dimostrato anche questa volta la sua lungimiranza politica, e questo è un esempio che i giovani nella politica oggigiorno stanno un passo in avanti. Come presidente di Suddigitale, che è un'impresa di reti digitali, partecipo oggi a questa iniziativa di PMI Italia di Boccia per creare in una piattaforma di servizi anche quelli che possono essere i cosiddetti servizi digitali. Suddigitale ha una serie di piattaforme tematico verticale che servono attraverso le reti digitali, quindi le reti di internet, servono per cercare di raggruppare la domanda sulle iniziative effettuate nella Valle del Lino, quindi prendere il blocco delle imprese e portarle verso un'offerta nazionale e un'offerta internazionale. Questo accordo nasce appunto su un'azione di sostegno. La rete è una grande opportunità per determinare processi di internazionalizzazione. Guardiamo con interesse a tutte le iniziative che vengono proposte rispetto al tessuto PMI. Il dottor Francesco Puglia, il titolare dell'accordo, secondo il progetto questo di PMI Italia che mi sento valorare. Come concept noi creiamo progetti e piani di impresa miranti a quello che sono momento di performance, dalla comunicazione allo sviluppo commerciale, a piani integrati di marketing e di strategia, questo per creare performance nelle aziende. Di concept insieme a PMI Italia sicuramente creato sul territorio una strategia dove andremo a migliorare, a sviluppare le aziende, a correggere quelle che sono delle patologie, a aumentare quelle che sono delle performance. Quindi auguro PMI un lavoro di alta qualità, creando con le giuste sinergie, le giuste strategie con il territorio. La ringrazio.